5 ricette a base di caffè che non conoscevate, oltre ai più comuni caffè che si bevono in Italia abitualmente, dall'espresso al marocchino, al caffè macchiato o corretto. Esiste una gran varietà di ricette a base di caffè che possono far felici, in modo particolare, gli appassionati di questa bevanda. Vi mostriamo alcune delle varianti più interessanti. 1. Caffè congelato al cocco. La prima di queste ricette a base di caffè combina la cremosità del cocco con l'intenso aroma del caffè e di un tocco speziato della cannella. È una bevanda facile da preparare e con un sapore molto particolare e gradevole. Abbiamo bisogno di questi ingredienti. 1. Caffè forte, al gusto. 1 cucchiaio di zucchero di canna, 10 grammi. 1 cucchiaio di gelato al cocco, 10 grammi. 1/4 di cucchiaino di cannella, 1-2 grammi, 1/2. Cucchiaino di cocco grattugiato, 2-5 grammi. Preparazione: per realizzare questa semplice ricetta cominciamo preparando un caffè dal sapore intenso. Aggiungeremo un cucchiaio di zucchero di canna e un cucchiaio di gelato al cocco. Di seguito aggiungeremo la cannella e mischieremo bene. Per finire, basterà spolverare con il cocco grattugiato perché sia pronta questa fantastica bevanda. Due. Caffè alla banana. Nella seconda delle ricette a base di caffè si combinano la dolcezza della banana con il sapore forte della bevanda a base di caffeina, per ottenere un mix accattivante. Gli ingredienti necessari sono i seguenti. Ingredienti: caffè forte, al gusto, gocce di cioccolato, al gusto, 1 cucchiaio di dulce de leche, 10 grammi, 4 cucchiai di sciroppo di banana, 40 ml. Preparazione: inizieremo mischiando il dulce de leche con lo sciroppo di banana. Quando avremo ottenuto un risultato omogeneo, aggiungeremo il caffè ristretto. Infine, aggiungiamo le gocce di cioccolato in cima per dare una presentazione più accattivante e un aspetto speciale a questa ricetta a base di caffè. 3. Caffè speziato delle Indie. Questa bevanda sorprenderà i vostri commensali con un caffè dal tocco orientale. Per prepararla avremo bisogno di ingredienti: 1 cucchiaino di tè kai, 2-5 grammi, 1/2 tazza di latte caldo, 100 ml, 1/2 cucchiaino di cacao in polvere, 2-5 grammi, caffè indiano, al gusto. Preparazione: per ottenere questo caffè indiano, cominciamo riscaldando il latte e aggiungiamo il tè kai prima che raggiunga la temperatura di ebollizione. Quindi lasciamo il tè in infusione per 3 o 4 minuti. Nel frattempo, prepariamo un caffè indiano doppio. Quando sarà pronto, filtriamo il latte e rimuoviamo i resti del tè per poi aggiungerlo al caffè. Mischiamo bene e spolveriamo di cacao in cima per terminare. 4. Brownie al caffè. Questo dolce a base di caffè è perfetto da mangiare in compagnia, durante qualsiasi incontro o riunione di gruppo. Ecco di seguito gli ingredienti necessari.
Ingredienti: 2 uova, 60 grammi, 1/4 di tazza di cacao, 30 grammi, una metà tazza di caffè in polvere, 120 grammi, 2 tazze di zucchero, 480 grammi, 2 tazze di farina, 480 grammi, 1 tazza di burro, 180 grammi, 1 cucchiaino di vaniglia, 2,5 grammi, una metà tazza di yogurt naturale, 120 grammi, 1 cucchiaino di lievito chimico in polvere, 2,5 grammi. Preparazione: per cominciare a preparare questa ricetta, lasciate ammorbidire il burro nel microonde. Quindi aggiungete il cacao e il caffè in polvere, mischiate lo zucchero e la farina fino a ottenere un impasto omogeneo, aggiungete lo yogurt, il lievito, le uova e la vaniglia. Mischiate ancora fino a ottenere un impasto liscio e ben amalgamato, versate il composto in una tortiera ben oliata e infarinata per evitare che si attacchi ai bordi. Una volta pronto, infornate per 20 minuti a 200 gradi centigradi. Una volta pronto, tirate fuori la torta dallo stampo e lasciate raffreddare a temperatura ambiente prima di servire. 5. Spezzatino al caffè. Infine, ecco una ricetta a base di caffè salata, ottimo come antipasto o come cena da proporre ai nostri invitati. Ecco di cosa abbiamo bisogno per prepararla. Ingredienti: 1 kg di carne di vitello, 4 cucchiai di olio, 40 grammi, 3 cucchiai di mostarda, 20 grammi, 4 cucchiai di salsa di soia, 40 ml, una metà tazza di caffè, 120 ml, sale e pepe al gusto. Preparazione: per incominciare, mischiamo in una ciotola il caffè con l'olio, la salsa di soia e la mostarda a parte. Tagliamo la carne in pezzi e la condiamo con la salsa appena preparata. Dobbiamo lasciar riposare la carne per un'ora e, trascorso questo tempo, la scoleremo senza buttare il liquido. Infilziamo la carne in stuzzicadenti per fare degli spiedini, quindi possiamo arrostirli in una padella grande o alla piastra, stando attenti a girarli spesso perché si cucinino in modo uniforme. Quando saranno quasi pronti, aggiungiamo il resto della salsa che avevamo messo da parte prima e lasciamo che si riduca un po' perché il sapore risulti più intenso. Per completare quest'ultima ricetta a base di caffè, aggiungiamo sale e pepe in base al nostro gusto e togliamo gli spiedini di carne dal fuoco. Infine, aggiungiamo alla carne la salsa che abbiamo ristretto in padella, che sarà diventata più densa, concentrata e con un sapore molto intenso. Per arricchire questo piatto grazie a quest'ultima ricetta a base di caffè, possiamo utilizzare questa bevanda in un modo inconsueto e usarlo in una pietanza salata in modo che dia un sapore intenso e speciale alla carne.